passione per il digitale arriva veramente da lontano. Mio nonno era quello che oggi si chiamerebbe un hacker, chiaramente nel mondo fisico, era un ingegnere. Allora si era occupato della Connecticut, che produceva il plexiglass, la prima in Italia che faceva quello. Ricordo un suo aneddoto che raccontava sempre, che era quello per cui gli americani avevano prima mandato le macchine da mettere insieme e poi avrebbero mandato i tecnici per aiutarli a montarle, a costruirle, no? A creare poi la fabbrica. Quando sono arrivati, e mio nonno, che era il direttore, aveva già fatto tutto ed erano rimasti colpiti. Ma la cosa strana è che mio nonno gli ha chiesto: scusate, c'è solo un piccolo problema. Aveva una specie di disco, diceva: ecco, di tutto quello che abbiamo creato mi è avanzato questo e non so veramente, vi chiedo la gentilezza di dirmi a cosa serve, perché non siamo riusciti da nessuna parte a mettere questo disco. E quel disco era il coperchio del bidone della spazzatura. E mio nonno era un grande anche insegnante, quindi sin da piccolo mi spiegava come funzionavano le cose, mi insegnava qualsiasi cosa. E io chiedevo e lui rispondeva, era una sorta di Google ante litteram. Attraverso di lui io sono riuscito a sviluppare e soprattutto a nutrire la mia curiosità, e che piano piano si è evoluta nel mondo elettrico, ancora l'elettronica stava arrivando. E poi con calma anche in quello elettronico. Quindi un po' di elettricità, un po' di elettronica, ho imparato, diciamo, circa 8 anni a saldare i primi circuiti stampati, a capire come si leggessero le resistenze, i condensatori, poi ho cominciato a comprare i primi kit di queste cose, e a un certo punto, piano piano, ero diventato bravino con l'elettronica. E poi sono venuto a Londra, sono venuto perché adesso ci vivo, e credo a Selfridges ho visto per la prima volta un VIC-20. Cos'è? Fammi provare. E gli altri giocavano ai giochini e io invece ho detto: aspetta, fammi capire come si fa a far funzionare, come funziona, no? Cosa c'è dentro, come si fa a programmare. E sono stato, ho passato 2 giorni praticamente, mattino e sera, dentro il Selfridges, e alla fine ho convinto i miei genitori e mia mamma a comprarmi il VIC-20. E con quel VIC-20 ho imparato a programmare. Poi è arrivato il Commodore 64, ho imparato a programmare in linguaggio macchina. E poi nel mondo della programmazione era sempre più complesso, e tant'è che ci ho vissuto con quello. Cioè, per molti anni ho fatto il programmatore. Prima Perl, poi dopo ASP, il mondo Microsoft, adesso si chiama .NET, e sì, un po' di C, ma mai fatto di professione, sempre di passione, e fino ad arrivare, ero diventato molto bravo in JavaScript, appena era uscito con tutte le varie sviluppe, prima che ci fossero già le library preconfezionate, e alla fine ho fatto altro, ho cominciato a fare imprenditore, sempre nel mondo del digitale, e quindi questa passione, poi si è unita alla passione che ho sempre avuto della comunicazione, perché la radio, la televisione è sempre stata un po' il video nella mia vita, e alla fine la comunicazione, il comunicare, il voler imparare cose, rimanere sempre aggiornato, il voler raccontarle, volerle raccontare alle persone, per me è stato sempre una grandissima passione, e oggi sono molto contento di poterlo fare verso tanta gente e con grandi numeri.